Buongiorno a tutti i tifosi viola da Lorenzo Mancini, mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale, mettete mi piace e condividete soprattutto e poi alla fine anche commentate e fatemi sapere cosa ne pensate riguardo al video che andrò a fare oggi. Da oggi inizierà una sorta di miniserie nella quale vi farò vedere, costruirò la Fiorentina del 2021-2022, ovviamente è un Fanta Fiorentina, quindi alcuni giocatori sono abbordabili, insomma, lo vedrete anche voi. Alcune operazioni sono abbastanza reali, mentre altre saranno un pochino più quasi fantacalcistiche. Detto questo, sarà un video a settimana. Oggi in questo episodio andremo a vedere il portiere, il ruolo del portiere e i difensori. Vi annuncio che sarà una difesa a 3, quella in cui intenderò far giocare la mia Fiorentina il prossimo anno. E niente, ragazzi, come potete vedere, ho messo anche una sorta di addobbo, la maglia della Fiorentina di un giocatore che a me piace. Chi lo indovina lo dica nei commenti. E niente, quindi partiamo col video e partiamo subito con i portieri. In porta, ragazzi, come è facilmente immaginabile, riconfermerò senza ombra di dubbio il nostro portierone Bartolomei Drongoski per la stagione che ha affrontato, per il mio una delle sue migliori fino adesso. Finalmente vediamo il nostro portierone polacco crescere sempre di più, crescere in certi aspetti, in certi fondamentali del portiere. Pecca ancora in qualcosa per il mio, ad esempio nel rinviare il pallone, nell'uso dei piedi, a volte poi fa anche un po' di scelte azzardate, ma comunque io riconfermerei Bartolomei Drongoski in porta senza ombra di dubbio come portiere titolare. Per quanto riguarda il ruolo di secondo portiere, questa posizione a parer mio potrebbe essere tranquillamente ricoperta da un giovane di prospetto, ancora un pochino più giovane di Drongoski se non erro, il nostro ex primo portiere di 2 stagioni fa oramai, Alban Lafont, che era andato in prestito per 2 anni al Nantes, se non sbaglio, portiere che a parer mio la Fiorentina dovrebbe rilanciare in ottica anche di una futura plusvalenza, un portiere che comunque come secondo è veramente un lusso averlo. E adesso passiamo al terzo portiere, perché molti ovviamente si saranno chiesti dove è finito il nostro attuale secondo portiere fresco di rinnovo. Andiamo a vedere. Eccolo qua, signori, il nostro terzo portiere, il nostro vanto, il nostro pietrone terracciano fresco di rinnovo, che può essere a parer mio una sorta di operazione di uomo spogliatoio terracciano. So che ha buon feeling con molti dei giocatori e chissà che non possa essere appunto utile ai fini della armonia nello spogliatoio, ed essendo anche comunque tolto tutto un ottimo, ottimo, ottimo veramente portiere di riserva. Eccoci qua ragazzi, appunto come ho detto questi saranno per quanto mi riguarda i nostri 3 portieri per il prossimo anno. Adesso andiamo a vedere la difesa a 3, i rispettivi titolari e le riserve. Andiamo. Purtroppo, ragazzi, o per fortuna, ho un debole per questo calciatore, per Martinez Quarta. Martinez Quarta, che a parer mio dovrà essere il pilastro difensivo della Fiorentina del 2021-2022. Martinez Quarta, che perché no? Perché non potrà, non può essere anche il capitano della Fiorentina 2021-2022. Punterei molto su questo ragazzo, lo farei migliorare nei campi in cui ancora un po' pecca, ovvero sia la fase di marcatura stretta. Se migliorasse anche in quello, chissà che non possa diventare uno dei migliori al mondo. Una delle operazioni di mercato più difficili, senza dubbio, in quest'estate sarà convincere Nikola Milenkovic, questo ragazzone serbo che vedete, a rimanere in viola, a continuare a fare la storia nel suo piccolo della Fiorentina. Un ragazzo che io stimo molto sin dal primo giorno, un ragazzo che ci mette tutta la grinta del mondo quando scende in campo per la Fiorentina, un ragazzo che ha ancora molte potenzialità e che è richiesto dai più grandi club di Europa. Non vedo perché il prossimo anno non possa rimanere e continuare con gli altri che vedete da poco a fare la storia della Fiorentina. Ed ecco qua, ragazzi, a parer mio, quale dovrebbe essere il primo colpo della società viola nella sessione di calcio mercato estiva: il grandissimo difensore dell'Udinese, Bram Nuitink. Nel caso dovesse partire Herman Pezzella, io vedo in Nuitink un ottimo, ottimo sostituto. Può dire ancora la sua?
regala quel tocco di esperienza agli altri due difensori centrali che abbiamo appena visto, che sono relativamente giovani per ricoprire un ruolo di tale importanza. Ricordiamo che Nuitink ha 30 anni e a parer mio il ragazzone olandese può ampiamente dire la sua nel reparto difensivo della Fiorentina. Passiamo adesso alle riserve e quale riserva migliore in difesa di Igor Julio. Igor che arrivò nel mercato invernale di qualche anno fa, di qualche stagione fa, alla Fiorentina per una cifra abbastanza anche cospicua, mi pare sia girasse intorno agli 8 milioni. Il giovane difensore brasiliano roccioso può fare il terzo difensore di sinistra e appunto, come ho detto, potrebbe essere come tipo Terracciano una delle riserve di lusso insieme a un altro ragazzo che vi andrò a far vedere adesso. Ovviamente abbiamo capito tutti di chi stiamo parlando di Martin Caceres, il 33enne, 34enne uruguagio può fare benissimo la riserva del terzo difensore di destra e può apportare sicurezza nei momenti di bisogno e nei momenti in cui alcuni dei titolari saranno stanchi. Sicuramente Caceres può entrare e dire la sua. Rispettivamente come riserve di Bram Nuitink, io promuoverei in prima squadra due ragazzi che ho notato in primavera, due ragazzi altamente promettenti. Il primo sto parlando di questo ragazzino che vedete sopra di me, Christian Dallemura. Christian Dallemura, un 2002, adesso attualmente in prestito alla Regina fino a fine stagione, ricopre il ruolo di difensore centrale, un ottimo giovane da lanciare in prima squadra, quando e se necessario. L'altro ragazzetto invece è Edward Dutu, classe 2001, nazionalità rumena, anche lui ricopre il ruolo di difensore centrale e anche lui può essere un'ottima alternativa da far esordire in prima squadra per valorizzare anche il nostro settore giovanile e può veramente anche lui diventare in futuro insieme a Dallemura, chissà, magari anche un titolare della difesa della squadra viola. Ed eccola qua, ragazzi, sul vostro schermo state osservando la difesa che io, se fossi il DS della Fiorentina, andrei a costruire per la stagione Ventura, quella che vedremo il prossimo anno, per puntare sempre di più in alto. Eccoci qui, quindi ragazzi, giunti alla fine del primo episodio di Fanta Fiorentina dove abbiamo visto i difensori. Quindi mi raccomando, ragazzi, adesso mettete mi piace, condividete il video se lo volete condividere, commentate per dirmi voi chi comprereste e chi vendereste. Ovviamente, come avete visto nel video, molti pezzi grandi, tra cui il primo pezzo più grande a parer mio, German Pezzella purtroppo dovrà lasciare la squadra della Fiorentina. Quindi, ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate, mettete un mi piace, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video che probabilmente sarà il pre-partita di Sampdoria Fiorentina. Ciao ragazzi, forza viola!